Abbiamo visto come la legge di induzione elettromagnetica di Faraday venga espressa da una relazione del tipo E uguale meno dφ di B su dt, cioè la forza elettromotrice indotta è data dalla variazione del flusso concatenato con una spira nel tempo, dove compare però nel segno della forza elettromotrice questo segno meno. Questo segno meno in realtà è un contributo dovuto a un altro studioso che è appunto Lenz. Vediamo il significato del segno meno. Abbiamo già detto che esprime una opposizione del fenomeno dell'induzione elettromagnetica, la causa che l'ha determinato. Cerchiamo di osservare più in dettaglio il significato di questa opposizione. Riprendiamo l'esempio che stavamo facendo di una spira in un campo che fa parte di un circuito immersa in un campo magnetico. Vediamo uno degli esperimenti di Faraday, abbiamo detto, è quello che vede un magnete permanente con i suoi due poli nord e sud, che quindi presenta un campo che ha questa direzione e che si richiude poi dal polo nord verso il polo sud, quindi una direzione uscente quindi dal nord e si richiude verso il sud. E analizziamolo dal punto di vista del movimento del magnete. Supponiamo di avvicinare il magnete, quindi noi spostiamo il magnete verso la spira. Se spostiamo il magnete verso la spira, noi stiamo avvicinando il polo nord del magnete alla spira. Per l'induzione elettromagnetica si creerà una forza elettromotrice indotta che, se la spira risulta chiusa in un circuito qua esternamente, determinerà la circolazione di una corrente. Che verso avrà però questa corrente? Allora, se il magnete si avvicina, la corrente I indotta, dovuta alla forza elettromotrice indotta, avrà un verso tale da determinare la nascita di un campo elettromagnetico avente una direzione dell'induzione B che si oppone alla direzione dell'induzione B del magnete che si sta avvicinando. In pratica è come se si determinasse la creazione di un polo nord verso il magnete e di un polo sud, diciamo nella direzione opposta. È un po' come se la spira diventasse a sua volta un magnete che va a opporsi al movimento del magnete stesso, cioè determina la nascita di una forza di repulsione. Quindi abbiamo, se il moto è di questo tipo, abbiamo la nascita di una forza di repulsione viceversa, se ridisegniamo
viceversa, dicevo, se ridisegniamo la spira immaginata sempre nel circuito chiuso, abbiamo qua il magnete permanente, supponiamo sempre con le stesse polarità, quindi il sud e il nord, quindi l'induzione è sempre dovuta al campo magnetico, sia questa, ma nel momento in cui noi lo dovessimo allontanare, allora la corrente nella spira, determinata sempre dalla forza elettromotrice di induzione elettromagnetica, circolerà nella spira in direzione opposta, in modo tale da determinare un'induzione del campo dovuto alla corrente che appunto inizia a circolare nella spira e che quindi sappiamo far nascere a sua volta un campo magnetico. Questo campo magnetico avrà induzione opposta al caso precedente, in modo tale in pratica da creare un polo sud verso il magnete che si sta allontanando e un polo nord nella direzione opposta, in modo tale che nasca una forza di attrazione. Cioè il campo magnetico creato dalla corrente indotta è tale da opporsi all'allontanamento del magnete che la sta determinando. In ogni caso, noi dobbiamo pensare, se pensiamo dal punto di vista energetico, capiamo tutto quello che sta succedendo. Quindi, in ogni caso, la forza di repulsione nel primo caso e la forza di attrazione nel secondo sono delle forze che si oppongono al moto del magnete che determina l'induzione. Quindi che determina la forza elettromotrice indotta. Una forza che si oppone al moto vuol dire che noi per spostare il magnete dobbiamo compiere un lavoro. E quindi spendere energia che l'energia che noi spendiamo sarà quella che risulterà prodotta per il fenomeno dell'induzione elettromagnetica nel circuito indotto. Quindi è chiaro che se generiamo energia nel circuito indotto, da qualche parte questa energia la dobbiamo dare, fornire, e questa è l'energia, noi la forniamo dovendo compiere un lavoro, il lavoro necessario per vincere l'opposizione al movimento causato dall'effetto dell'induzione elettromagnetica. Questo punto di vista, diciamo, è quello del punto di vista del movimento del magnete e dell'opposizione al movimento. Lo stesso ragionamento lo possiamo fare sulla variazione del flusso. Se adesso riosserviamo le direzioni dell'induzione elettromagnetica, quella principale, quella dovuta al magnete permanente, quella che viene indotta dalla legge di Faraday, e vediamo che nel primo caso, avvicinando il magnete, aumenta l'induzione B e quindi il flusso concatenato con la spira, e vedete che l'induzione indotta, il campo magnetico indotto, si oppone, cioè va in direzione opposta,
in modo tale da tendere a ridurre quella variazione positiva di flusso concatenato che sta determinando l'induzione. Al contrario, se noi allontaniamo il magnete, quindi diminuisce il flusso concatenato con la spira, il campo magnetico prodotto dalla corrente indotta sarà tale da sommarsi a quello che sta riducendo, cioè con lo stesso verso di quello che si sta allontanando, in modo da tentare di contrastare appunto la variazione di flusso che sta determinando la nascita della forza elettromotrice indotta.